Grazie, grazie moltissimo per questa possibilità di esprimere un punto di vista dell'operatore che in parte, diciamo, nasce anche da quello che è il mio punto di vista personale. Ci sono stati molti spunti veramente interessanti su cui mi aggancerò facendo un ragionamento molto breve. Gli spunti sono quelli legati, di cui adesso si parlava, legati al fatto che gli operatori hanno perso valore nel tempo, ma anche all'importanza che è stata citata precedentemente dal commissario Nicita, legata all'importanza della alta velocità, dell'importanza che il codice dà alle reti ad alta velocità, e al fatto che c'è stata un'armonizzazione anche per favorire l'utente. Da questo punto di vista ci troviamo in un momento di svolta veramente importante. Si dice sempre, ma ritengo che oggi più di altri momenti ci troviamo in un momento di svolta. I momenti di svolta nella storia delle telecomunicazioni sono stati, dal mio punto di vista, contabili, ci si possono contare. Se pensiamo al mobile, qui ci sono dei ragazzi giovani dell'università, quindi magari manco nemmeno se lo ricordano, però il primo sistema di comunicazione, il TAX, che avevamo in Italia, non erano neanche nati. Che stiamo parlando del 85, dall'85, diciamo, in Italia è stato operativo fino al 2005, è stato spento nel 2005. Ma il TAX, per esempio, permetteva solamente di fare le chiamate, le telefonate. Solo nell'ultima fase la messaggistica è stata in qualche modo consentita, ma attraverso un'interazione complicata, cioè bisognava chiamare un operatore che tramutava un messaggio quello che gli si diceva e veniva mandato. Il momento di svolta, io mi sono innamorato delle telecomunicazioni in quel periodo, ero studente, perché ritenevo che quell'oggetto fosse un oggetto magico, no? Un oggetto che, avendo un pezzettino di plastica in mano, consentiva a una persona presente in Italia di parlare con un altro presente in un altro paese lontano a piacere. Il momento di svolta successivo c'è stato con il GSM. Il GSM permetteva qualcosa di più, ha permesso la messaggistica. Abbiamo avuto un sviluppo della voce, della messaggistica, quindi uno sviluppo dei servizi, no? Qui in questo panel si parlava di servizi tradizionali, servizi innovativi, interpersonali. Poi il servizio tradizionale qual è? Oggi probabilmente consideriamo servizio tradizionale anche l'accesso a Facebook, cioè magari fra 10 anni non lo sarà più. L'altro momento di svolta è stato l'ingresso del WMTS, perché ha unito a questo insieme di servizi un altro, che è quello della connettività. Successivamente l'LTE fino al 5G, secondo me, non ha dato una svolta pazzesca, nel senso che ha dato un boost ai servizi precedenti. Il 5G no, il 5G è un momento di svolta interessantissimo, perché non solo c'è un'evoluzione nei servizi, ma c'è un'evoluzione nelle interazioni, cioè i soggetti che interagiranno sono infinitamente superiori rispetto a quelli a cui siamo abituati. Oggi abbiamo già, senza dubbio, gli operatori, abbiamo gli OTT che erogano servizi grazie, e questo non ce lo dobbiamo, dal mio punto di vista, mai dimenticare, alle reti messe in piedi dagli operatori, perché le reti stanno considerando delle commodity, ma se non ci fossero state le reti, nemmeno i servizi degli OTT si sarebbero sviluppati, e questo va in qualche modo riconosciuto. In questo ecosistema che cambia e che si evolve e che vedrà una pletora di soggetti nuovi interagire, è necessario, dal nostro punto di vista, non abbiamo la ricetta, però è una cosa che vorremmo lanciare, cioè un ragionamento che vorremmo fare insieme, è necessario che non solo il regolatore che ci è abitualmente vicino, all'autorità per le comunicazioni, lavori su queste tematiche di interrelazione, ma è giusto creare un approccio più di sistema, dove l'Agcom, l'antitrust, il Ministero, altri settori regolanti collaborano insieme per vedere come sviluppare questi nuovi servizi. Perché il 5G, come dicevamo prima, anche il collega di Huawei metteva in evidenza alcuni elementi importanti, il 5G vedrà in mezzo degli attori nuovi. Pensiamo all'automotive, avremo dei servizi con 5G dove ci saranno in mezzo i produttori di autoveicoli, oppure tutta
la questione della salute, cioè come sviluppa la e-health, di cui si parla sempre, ma in realtà è arrivato il momento, probabilmente negli anni passati ne abbiamo parlato e non si è mai sviluppato perché non c'erano le capabilities. E allora diventerà un tema di responsabilità, di regole nuove da fare. Giustamente diceva prima il commissario Nicita, fare delle regole chiuse non è mai giusto, è anche vero però che le regole hanno aiutato lo sviluppo di questi servizi. Non devono essere chiuse, giusto, io lo concordo in pieno, ma anche un sistema senza regole probabilmente, giuste, sbagliate, fatte in tempo, non in tempo, questo diciamo è un cane che si morde la coda, cioè non sempre è facile prevenire quello che succederà, anche perché il mondo si è evoluto molto rapidamente. Quindi delle regole andranno fatte dal nostro punto di vista insieme. Quindi quello che ci piacerebbe è che all'interno del nostro paese si sviluppasse un ecosistema di regole anche di questo tipo. Guardate che il fatto di avere delle regole è importante, perché oggi noi siamo abituati a muoverci con il nostro cellulare, ci spostiamo da una nazione all'altra come se niente fosse. Nel passato non era così, non era facile. Cioè la telefonia è diventata come la moneta unica, no? La moneta unica ci permette una grande libertà, poche preoccupazioni. Il telefono stesso, le regole che sono state fatte, la comunicazione che è stata fatta ci ha consentito questo. Uno degli esempi lampanti di regole importanti per gli operatori che si affacciano con l'avvento del 5G è la coesistenza della net neutrality, delle regole della net neutrality con i servizi base del 5G, con slicing. Abbiamo compreso che il regolatore europeo non vuole modificare nulla di quella che è la sua direttiva in qualche modo da questo punto di vista, però riteniamo che il regolatore nazionale possa nel nostro paese, questo è un fattore importantissimo per noi, interpretare quelle regole per consentire ai sistemi 5G di evolversi e quindi per consentire agli operatori di poter erogare quei servizi 5G nel modo corretto, evitando di diventare sempre più solo commodity. Per quanto riguarda il tema delle regole, è importante un altro fattore. Siccome ci troviamo di fronte a tanti soggetti che intervengono nel panorama, noi non chiediamo altro che identificare un meccanismo in cui la regola vada a colpire nello stesso modo, vada a regolare nello stesso modo, non tanto il soggetto in base all'autorizzazione che ha o che non ha, ma quanto al servizio, all'esigenza che in qualche modo va a coprire. Cioè, se ci sono due soggetti che erogano un servizio, pur con autorizzazioni differenti o con nomi differenti, ma che vanno a dare alla fine all'utente finale a coprire la stessa esigenza, probabilmente è lì che dovremo incentrarsi, è da lì che dovremo partire. Concludo. La cosa importante che chiediamo a chi dovrà fare le regole, e noi siamo disponibili a farle insieme, è di non perdere mai di vista le finalità, l'obiettivo, la strategia che si vuole perseguire. Questo per evitare che vengano fatte delle regole che ingessino o che chiudano più che riuscire a farci crescere tutti insieme. Un dato importante che mi ha colpito, e con questo chiudo, negli ultimi 7-10 anni, prendendo i dati della filiera delle comunicazioni Astel, l'ultima disponibile, l'utilizzo dei dati nel mobile da parte degli utenti finali è cresciuto di 13-14 volte. I ricavi del mobile negli ultimi 10 anni sono calati del 33%. Ecco, gli operatori che, come dicevo prima, le costruiscono quelle autostrade su cui poi si poggiano tutti, hanno bisogno in qualche modo di poter andare avanti, perché dal nostro punto di vista creano sviluppo all'interno dei paesi. Grazie moltissimo. Grazie.